Negli ultimi 3 decenni le indicazioni provenienti dalle linee guida si sono modificate e si è posta meno enfasi su quella che è tutta la parte chirurgica e farmacologica e si è posta invece più enfasi su quella che è la componente fisioterapica e psicologica. La prima linea di intervento oggi è semplicemente informare il paziente su qual è la sua problematica, cercare di rassicurarlo, ovviamente dopo una valutazione clinica, sul fatto che non ha niente di serio e che normalmente il decorso spontaneo di queste condizioni è benigno. Ovviamente, passato un certo periodo, possono essere 7-10 giorni, se il dolore continua si passa alla seconda linea di intervento, che è considerata appunto la terapia farmacologica con farmaci antinfiammatori. In più possiamo fare un abbinamento di terapia manuale ed esercizio in fase acuta. Si cerca di ritagliare l'esercizio su misura per il paziente in maniera che questo esercizio sia più facilmente sostenibile e sia di gradimento del paziente, perché poi il paziente l'esercizio deve fare a casa da solo. L'esercizio deve tendere nel minor tempo possibile a diventare funzionale, cioè mimare tutte quelle che sono le nostre attività e funzioni della nostra vita quotidiana, lavorativa e perché no anche ricreativa. Per quanto riguarda la terapia manuale, oggi si è virato da quello che era un'indicazione legata al fatto di aspetti meccanici, quindi di sblocco di articolazione e quant'altro, ma l'effetto prevalente della terapia manuale in realtà è una desensibilizzazione dei tessuti, tale che porti il paziente ad avere un po' meno dolore e quindi ancora più facilità nell'eseguire l'esercizio. Il fisioterapista cerca di raggiungere la massima escursione possibile per il paziente proprio perché questo aiuta il paziente a prendere fiducia nel movimento. Spesso noi ci rendiamo conto che i pazienti, una volta che vivono l'esperienza dolore, vanno incontro dei meccanismi di evitamento, cioè cercano di evitare di raggiungere la posizione che per loro è dolorosa. Se invece noi li accompagniamo attraverso le tecniche manuali a raggiungere quella range articolare in cui loro hanno una piccola percezione di dolore e ripetendolo in maniera ritmica, spesso quel dolore diminuisce. Per quanto riguarda la prevenzione del dolore, non ci sono delle evidenze scientifiche assolute circa quali siano le modalità migliori, però sicuramente sappiamo che la grossa differenza non è su quale tipo di attività facciamo, ma la grossa differenza è proprio tra chi fa qualcosa e chi non fa niente. Quindi l'obiettivo è incentivare le persone ad avere un'attività fisica regolare. Per fare questo ovviamente si cerca di scegliere un'attività che il paziente gradisca. In questa maniera sarà più facile per lui mantenere questo grado di attività nel lungo periodo.